Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi 8 maggio si festeggiano San Desiderato e San Vittore. Buongiorno a voi. A Roma il sole è sorto alle 4.58 e tramonta alle 19.15 ora solare, a Milano alle 5.01 e tramonta alle 19.38, luna che tramonta alle 6.31 per levarsi alle 22.58. Proverbio di oggi, maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Andiamo ad accadere in questo giorno del 1429. Giovanna d'Arco, alla testa delle armate francesi, libera la città di Orleans dall'assedio inglese. Siamo nel 1886 quando il farmacista John Stead Pemberton inventa una bevanda gasata che verrà chiamata Coca-Cola. Nel 1898 a Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio di Serie A. Se lo aggiudica il Genova che supera in finale l'Internazionale di Torino. Nel 1933 Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l'oppressione britannica in India. Nel 1971 viene lanciata la settima sonda diretta verso Marte nell'ambito della missione americana Mariner 8, la quale però fallisce proprio alla partenza. Grande evento sportivo nel 1978, Reinhold Messner e Peter Hebler raggiungono per primi la cima dell'Everest senza l'ausilio dell'ossigeno. Nel 1982 Gilles Villeneuve muore in seguito a un tragico incidente avvenuto durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nel 2004 infine a Stoccolma il prototipo della Phoenix, lo Space Shuttle europeo, effettua con successo il volo di prova atterrando senza equipaggio. I nati di oggi, Enrique Iglesias cantante, Tony Sperandeo attore, Franco Baresi allenatore, Vittorio Sgarbi politico e critico d'arte, Marco Predolin presentatore. Ci lasciano invece oggi, nel 1903 Paul Gauguin pittore e nel 77 Antonio Wojak calciatore e allenatore. Frase aforisma, sì, un buon soldato di Gesù Cristo, lo dice San Paolo. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci guardati anche oggi, l'appuntamento è per domani, un saluto da Gino Comentale, ciao, grazie. L'almanacco torna domani.